Avete notato sicuramente che manca tutto, mancano le PlayStation, mancano le Xbox, mancano materiali, ma perché? Che cosa sta succedendo? Ci sono chip in quasi tutto ciò che possiedi, dal telefono al computer alla tua auto. Ci sono anche in oggetti che non ti aspetteresti, come, per fare un esempio, la lavatrice o lo spazzolino elettrico, il frigorifero. Ma queste minuscole parti che muovono la nostra vita sono ora in quantità criticamente scarse. Patrick Enfield, professore presso la Syracuse University, senti come lo dico bene, dice che non abbiamo mai visto un fenomeno di questa portata, con un così immenso impatto sulla vita quotidiana. Per farvi capire la portata di cui parla il professor Enfield, vi do alcuni dati. Nissan produrrà 500.000 di veicoli in meno a causa della carenza dei chip. General Motors ha dovuto interrompere parte della sua produzione di camion e furgoni e ha persino parcheggiato migliaia di veicoli che sono stati completati, ma non hanno ancora i chip necessari per essere venduti. Il CEO di Apple, l'amministratore delegato Tim Cook, ha avvertito i clienti che la carenza di chip avrebbe influito sulle vendite dei suoi telefoni e tablet, cosa che sta accadendo. Per non parlare di PlayStation 5 e Xbox Series X, che, uscite ormai da un anno e passa, sono introvabili. Perché accade tutto questo? I motivi sono diversi, ma i principali sono produttivi e logistici. Il presidente Biden sta spingendo per investire nella produzione americana di chip, chiedendo un investimento di 50 miliardi di dollari al Congresso. Ma la costruzione di impianti richiede anni e al momento Taiwan è il principale produttore al mondo. La ventilata possibilità di un'invasione di Taiwan da parte della Cina mette a rischio l'accesso americano alla tecnologia. I cinesi sono alla disperata ricerca di una propria industria dei chip e faranno di tutto per averla ed avere, come conseguenza, il predominio tecnologico. Ma il problema non riguarda solo la produzione, visto che circa il 90% dell'elettronica mondiale passa attraverso il porto cinese di Yantian, chiuso a causa Covid per diverso tempo, lasciando centinaia di navi portacontainer in attesa di attraccare e una volta riaperti i porti, sono emersi colli di bottiglia a causa dell'accumulo di articoli in attesa di essere spediti. Da un certo punto di vista, siamo di fronte al fallimento del sistema di globalizzazione che ha permesso all'Occidente di arricchirsi in questi decenni. L'esportazione della tecnologia, delle tecnologie produttive e della produzione stessa, di ogni cosa, ha portato l'Occidente ad essere del tutto dipendente da chi le cose le fa e le sposta, letteralmente. Forse dovremmo fare un ragionamento più concreto sulla produzione invece che solo sui servizi. Rock and roll.